Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere un approfondimento sul Beta FPV Pavo 20 Pro. Visto che il video vi è piaciuto molto, vi ringrazio anche per i tanti like, e vi invito sempre a metterli, a seguirmi e ad accendere anche la campanella, anche se non lo dico sempre. Detto questo, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Allora, gli abbiamo messo la GoPro Naked perché avevamo visto che con il primo Pavo 20, allora, la portava su, il video veniva anche stabilizzato bene, però a mio avviso ballicchiava un po' e quindi non era proprio perfetto con una GoPro Naked o comunque qualsiasi altra action cam leggera. Per quanto riguarda il Pavo 20 Pro, per chi ha seguito attentamente, vi ricordo che io ho volato con il gas limitato ad un 80% e comunque era ancora abbastanza, quasi troppo potente, e per questo motivo ho pensato che con una action cam potevamo un attimo eliminare questo gap. Infatti ho portato il gas al 100% e abbiamo messo una GoPro Naked e vi posso già anticipare che la porta benissimo. Vediamo il volato in questo video, l'autonomia, quanto pesa. Allora, non mi sposterò al banco, vi dico un po' tutto quello che sono riuscito a testare. Allora, GoPro Naked, qui abbiamo una 8, abbiamo, ci siamo un po', come si dice, arrangiati con il supporto. Io qui ho stampato il supporto del CineLog 25/20, l'ho tagliato e l'ho incastrato qui, vedete. L'ho incastrato qui e per sicurezza gli ho messo un goccio di colla a caldo. Mount GoPro 8 Naked, GoPro 8 Naked, qui siamo sui, secondo me abbiamo aggiunto un 30-35 grammi di peso in più e vi posso dire che veramente è una lama. Poi vedrete negli spazi stretti, ho fatto anche un dive dall'alto per farvi vedere come cade, però vi posso assicurare che con un peso del genere, adesso arriviamo anche al peso, 180, 183, 184 grammi in base alla lipo che gli mettiamo. Siamo con una 3S 550 LiHV, nei video che vedete ho utilizzato le Lava, ho utilizzato anche le Ovonic, che comunque ci permette di fare quanta autonomia, veramente spettacolo. Riusciamo a fare quasi 5 minuti di autonomia, se andiamo piano. In tutti i casi riusciamo a fare 4 minuti se andiamo ad spingere un po' di più. Come regge il vento? Ovviamente qui siamo su 180 grammi di drone, ragazzi, quindi con un vento un po' più sostenuto il drone comunque lo sente il vento, perché è veramente leggero. Senza vento è uno spettacolo. Leggera brezza, riusciamo ancora a gestire il drone, però considerate che con forte vento o comunque medio forte vento il drone inizia a sentire appunto un po' di oscillazioni, perché è veramente leggero. 180 grammi, secondo me è quasi un record. GoPro Naked, CineWhoop che vola bene, abbiamo anche un'ottima autonomia. Cioè, aver portato un CineWhoop a 2.2 pollici sembrano tutte cavolate, ma cioè, dettagli, piccoli dettagli, però tutti questi piccoli dettagli provando ci permette di avere appunto questo risultato. Un drone leggero che comunque può essere utilizzato senza la GoPro Naked e comunque se vi basta la qualità della DJI O3 è uno spettacolo. Comunque possiamo gestire la potenza e possiamo, come nel mio caso, metterci una seconda action cam se la qualità della O3 non vi basta. Per quanto mi riguarda, assolutamente ripromosso, e devo dire non me lo aspettavo, che anzi nella recensione, sono sincero, non avrei pensato di metterci una GoPro Naked, perché venendo dal Pavo 20 e non portandola bene non avevo pensato di fare questo secondo video. Poi magari in qualche commento qualcuno anche in privato mi ha detto se effettivamente riuscivo a portare una GoPro Naked, e allora ho voluto provare. Poi mi è venuto anche in mente che avendo limitato il gas all'80% probabilmente, come appunto vedrete, riesce a portare molto molto bene la GoPro Naked e riusciamo ad, come si dice, togliere quel gap di troppa potenza anche in spazi abbastanza stretti. Poi dopo nel volato lo vedrete. Spero che questo video possa essere interessante a qualcuno, anche per chi magari ha già preso il Pavo 20 Pro. Poi
Quando vi arriva, quando lo proverete anche con una seconda action cam, fatemi sapere se effettivamente il feedback è corretto. Nella descrizione trovate tutto per fare il Pavo 20 Pro, trovate il file STL che ho tagliato e incastrato qui nella canopy. Detto questo, non mi resta che augurarvi buona visione per il volato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!